Con grande piacere che oggi diamo il benvenuto a due ospiti molto speciali. Vorrei subito presentarveli. Intanto salutiamo un nostro volto ormai noto a tutto il pubblico di ieri, oggi, domani, padre Carmelo Raspa, docente di ebraico biblico presso lo studio teologico San Paolo di Catania. E poi abbiamo Pierpaolo Pinhas Punturello, che invece è direttore dell'Istituto Ibn Gabirol Estrella Toledano a Madrid e anche un rabbino. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie a voi. Vogliamo fare questa chiacchierata, una sorta di dialogo tra il cristianesimo e tra l'ebraismo per affrontare un argomento, quello della giornata della memoria, per fare una riflessione che tra le altre cose in questo momento, soprattutto anche di pandemia, forse anche un valore molto più forte perché stiamo vivendo un momento di grande difficoltà che ci porta anche a ricordare i momenti difficili che ci hanno caratterizzato nella nostra storia. Proprio qualche giorno fa, il 27 gennaio, abbiamo ricordato questa giornata e vorrei subito iniziare con padre Raspa, al quale vorrei chiedere perché ancora oggi è importante ricordare questa giornata e mantenere vivo il ricordo. Sì, appunto hai detto una parola chiave, che in tutta la tradizione ebraico-cristiana, appunto il ricordo, dove il ricordo non è soltanto qualcosa che è per il passato, ma che è per l'oggi, no? In fondo perché ricordiamo? È quello che diciamo anche ai ragazzi, perché non accada mai più, è lo slogan che appariva. Ed è questo, in fondo, lo spirito con cui anche in Italia nel 2000, nella legge del 2000, è stata istituita la giornata della memoria. Per noi cristiani ha un valore altissimo, noi portiamo il peso, bisogna dirlo, di un allontanamento dalle radici ebraiche, che si è consumato nei secoli, spesso con violenza. E quindi subito dopo poi la Shoah, è vero che ci furono dei passi che poi portarono anche al Vaticano II per questa riscoperta delle radici ebraiche. Oggi qual è la cosa più importante, secondo me, a livello teologico e poi a livello anche più divulgativo? Far riscoprire le radici ebraiche non tanto e non solo per un senso di colpa per la Shoah, perché questo sarebbe sterile in questo senso, nel senso che lascia poi spazio soltanto a una sorta di sentimentalismo che non fa nulla. Ecco, riconsiderare le radici ebraiche all'interno della giornata della memoria porta a che cosa? A riconsiderare il ricco patrimonio che la tradizione ebraica ha dato proprio alla tradizione cristiana, e quindi il ricordo diventa allo stesso tempo un dire mai più all'indifferenza, un dire mai più all'odio e alla discriminazione di qualunque tipo. A mio parere, è questo il nucleo centrale della giornata della memoria: ricordare per comprendere, per recuperare una ricca tradizione, che è quella ebraica, che appunto è la radice, no? Noi nasciamo dalla radice ebraica, e allo stesso tempo perché non accada più. Non accada più nella quotidianità, lo dicevo parlando agli alunni proprio ieri, non accada più nella quotidianità nessuna discriminazione. Quindi per noi cristiani è un compito teologico, ma allo stesso tempo di vita, allo stesso tempo di vita. A questo punto vorrei chiedere anche al rabbino Pierpaolo Pinhas Punturello, il mondo ebraico oggi, nonostante poi vengano meno i testimoni della Shoah, come mantiene viva la memoria? Giustamente mi associo per certi aspetti all'idea del ricordo, ovviamente ricordo in quanto elemento di identità. Il popolo ebraico non ha bisogno di mantenere viva la memoria, perché forse è il contrario, è la memoria che mantiene vivo il popolo ebraico, nel senso che l'identità ebraica è un costante ricordare, ma nel senso profondo di rivivere. Rivivere, ovviamente, quando mi riferisco a rivivere, si tratta ovviamente dell'idea della nostra identità biblica, storica, da sempre si basa sul ricordo. Nel senso, io esisto in quanto ebreo perché il ricordo, cioè il messaggio dell'evento che io ricordo, il Monte Sinai, per esempio, l'aver ricevuto il decalogo sul Monte Sinai, mi rende ebreo oggi. Lo stesso vale ovviamente con un approccio totalmente diverso, perché non si tratta di una teologia, ma si tratta di un ricordo
storico e civile e sociale rispetto alla memoria della Shoah, però con una differenza. Io non sono ebreo perché è esistita la Shoah, io sono ebreo perché sono figlio di una cultura millenaria, di una tradizione millenaria, di una fede millenaria. Io sono ebreo nonostante la Shoah, quindi la Shoah è l'elemento che io ricordo in quanto ebreo perché è parte delle mille storie, nonché anche della mia storia personale, ma è anche parte di un elemento, di un monito all'intera civiltà. Se il ricordo della Shoah fosse solo un ricordo ebraico, non avremmo assolutamente raggiunto lo scopo educativo di questo ricordo. Non è appannaggio degli ebrei la memoria della Shoah, altrimenti così come non è appannaggio degli zingari, dei gitani, degli omosessuali, dei dissidenti politici. È appannaggio dell'umanità. La Shoah, ricordare la Shoah, è un elemento che assolutamente è di monito all'intera umanità. Che poi sia nel caso specifico, perché io, per esempio, avendo 43 anni, sono la terza generazione dopo la Shoah, quindi un qualcosa di estremamente vicino, nel caso specifico sia anche parte del mio ricordo personale o delle storie dei miei ricordi personali, questo è chiaramente un elemento identitario specificamente ebraico, che non possiamo chiedere da altri popoli perché non è parte della loro memoria. Però il monito e il richiamo educativo della Shoah, come giustamente è stato detto, è appannaggio ed è eredità di tutta l'umanità. Se così non fosse, staremmo fallendo rispetto al nostro approccio con la memoria. È chiaro, e questa è una cosa che poi riguarda proprio tutti. Io vorrei poi ricollegarmi a quello che può essere anche un aspetto, se vogliamo, anche storico, perché quali sono stati gli sforzi, vorrei chiedere a padre Raspa, fatti dalla Chiesa per salvare gli ebrei? Sì, prima di rispondere alla domanda, a me piace molto, questo lo posso dire, mi piace molto la risposta di mi trova come... In quanto lui dice bene, io sono ebreo nonostante la Shoah, no? Perché c'era stato un momento nella storia ebraica recente, quasi che il Israele, parlo come Stato, no? Si identificasse con la Shoah, invece, e soprattutto gli ebrei della diaspora, questo mi piace moltissimo, che hanno sottolineato invece l'identità ebraica a partire dal Sinai. Quindi nonostante la Shoah, questo mi trova moltissimo, io volevo dirlo, scusate se sono andato fuori, però... No, ma hai fatto studiato. Benissimo, perché questa dà proprio la sensazione di quello che sta avvenendo in questo momento, proprio un sì, dialogo. Sì, no, mi ha richiamato alla mente appunto Hartman, David Hartman e tutta la sua concezione. Sacco, no? Scomparso, Rassac. Infatti, un grande. Per quanto riguarda il cristianesimo, c'è tutta l'interpretazione di Pio XII, lo sappiamo, no? Sul messaggio di Natale in cui non faceva nome e cognome in questo senso, però è chiaro che si sono attivati, sia spinti da lui, sia chiaramente per questo amore, non solo cristiano ma umano, ci sono stati chiaramente case di famiglie, ma anche di conventi, che hanno salvato, questo è naturale. E a me piace ricordare invece l'intervento chiaro dei vescovi olandesi, proprio con una lettera pastorale inviata il 20 luglio del 42, in cui loro facevano nome e cognome, cioè dicevano chiaramente che il nazismo stava perseguitando gli ebrei e che questo era sbagliato. Il risultato fu che, mentre il messaggio di Natale di Pio XII ottenne sì una protesta da parte del popolo tedesco, che diceva il Papa non accetta il nazionalsocialismo, più sarcastica fu la risposta di Mussolini, il quale affermò che il Papa doveva restare tra le nuvole e non doveva parlare. Invece, riguardo ai vescovi olandesi che fecero nome e cognome, la risposta fu arrestare e quindi mandare ai campi di concentramento tutti gli ebrei convertiti al cristianesimo. E quelli, per esempio, che Edith Stein venne inviata ai campi di concentramento. Quindi, in realtà, è vero, sì, Pio XII sapeva un po' tutta la situazione, probabilmente avrebbe potuto dire nome e cognome, qualcuno dice no, non l'ha fatto per cercare di poter aiutare quanto più ebrei possibile. Questo è un giudizio, chiaramente, che poi la storia, no, rivela, e nelle situazioni storiche ci sono sempre i chiaroscuri, ci sono le ombre. Però quello che non possiamo dimenticare è che in mezzo a una cecità, voglio dire questo, una cecità, a questa tenebra che ha veramente invaso i cuori di molti, è esistita invece una grande luce
Basti leggere per esempio gli scritti, le testimonianze anche di cristiani, cattolici, protestanti. Pensiamo per esempio alla chiesa di Bonhoeffer, che non si schierò mai con il nazismo. Noi siamo nel cuore della Germania, quindi un grande polmone di cristiani che insieme agli ebrei hanno cercato di salvare quante più vite possibile. Io dico, in quel periodo ci sono state tante luci per la vita e per la libertà che sono nate sia nell'ambito ebraico sia nell'ambito cristiano. Oggi in Israele, nella giornata della memoria, a volte vengono rappresentati anche degli spettacoli con la danza, anche con il teatro, quasi una forma ironica che in qualche modo permette anche di non addossare delle colpe oppure di non essere, di non cadere nel vittimismo, ancora di prendersi un po' così, non prendersela con l'Occidente e con il cristianesimo? Chiedo al rabbino. No, certo, guardi, qui non si tratta di non prendersela, anche perché non è una questione di su chi addossare la colpa, perché sarebbe assurdo e sarebbe un atto di anche suicida dal punto di vista identitario. Io sono parte della cultura occidentale, non sono al di fuori della cultura occidentale, quindi cercare le colpe nell'Occidente, al massimo le colpe vanno cercate nei sistemi totalitari, nei silenzi, in quelle luci, in quelle, come dire, in quegli angoli bui di cui giustamente non nominati prima. E diciamo che il Pio XII resta un angolo da scoprire ancora storicamente, non sappiamo quanta luce e quanto buio, non sappiamo, così come per esempio io parlo da Madrid, non sappiamo Franco quanto sapesse. Ora, un dittatore, paradossalmente sappiamo che storicamente gli ebrei con passaporto spagnolo in molte nazioni occupate dai nazisti furono salvati. Ancora oggi la storia sta indagando quanto sapesse Franco rispetto a queste operazioni di alcuni ambasciatori spagnoli, penso a Budapest, penso a Salonicco. Lo stesso va per Pio XII, quanto lui fosse a conoscenza dei conventi che stavano aprendo le loro porte anche i conventi di clausura. Cioè, il giudizio storico forse dovrà passare un'altra generazione, forse i miei figli potranno esprimere, avranno i dati per poter esprimere un giudizio storico, quindi io mi taccio perché sarebbe viscerale, ed è lì che è il punto. Come dire, in quanto ebreo è chiaro che ci sono delle sensazioni che restano viscerali. Probabilmente gli ebrei romani il 16 ottobre del 43 si aspettavano qualcuno ai treni, qualcuno dove questo qualcuno era sicuramente il pontefice. Ma in ogni caso non si tratta di prendersela con l'Occidente, si tratta anche di saper leggere la positività nella tragedia, i giusti che hanno lavorato contro questa tragedia. Sapete che nel memoriale della Shoah a Gerusalemme, questo enorme memoriale museo di vita che è lo Yad Vashem, c'è un giardino meraviglioso che si chiama il giardino dei gentili giusti, dove ci sono gli alberi piantati. Una volta che storicamente si riconosce ad una persona qualsiasi il fatto di aver operato per salvare anche un solo ebreo, una sola persona durante la Shoah, gli si invita lui, oggi come oggi, i discendenti di questa persona, a spese dello Stato, ovviamente, a spese dello Stato israeliano, lo si invita al Parlamento israeliano, davanti a tutto il Parlamento gli si dà un'onorificenza e dopodiché va su questa collina vicino a Gerusalemme a piantare un albero, ed è un bosco meraviglioso. Questo è il punto, saper trovare l'ombra fresca degli alberi che hanno fatto ombra in quei giorni di terribile fuoco, e saper leggere anche la storia attraverso queste storie. Quindi più che di ironia io parlerei di capacità di guardare al bene e senza negare il male, ma non concentrandosi sul male assoluto. Veda, io ieri sono stato qui all'Istituto di Cultura Italiano, lasciatemi altri due minuti e concludo. All'Istituto Italiano di Cultura qui hanno presentato un docufilm sugli ebrei di Rodi, che si chiama Il viaggio più lungo, perché gli ebrei di Rodi, deportati da Rodi in poco più di incarcerati e deportati da Rodi in due giorni, il 18 luglio
Del 44 arrivano ad Auschwitz un mese dopo, perché bisognava prima viaggiare in nave, poi viaggiare in treno, eccetera. 1800 persone, un'intera comunità, una comunità che aveva più di 500 anni di storia, viene spazzata via in poco meno di una settimana dall'isola, e il 16 agosto arrivano a Auschwitz e in poco meno di 3 ore vengono uccisi praticamente quasi tutti. Ascoltare Sami Modiano, ebreo di Rodi, italiano, che vive a Roma, e sentire le sue parole positive, è il sopravvissuto, uno dei pochi sopravvissuti di una comunità di 1800 persone, sentire nei suoi occhi, vedere nei suoi occhi la gioia del racconto, la positività, quello è l'atteggiamento ebraico. L'atteggiamento di non negare il dramma, ma sapere che al di là del dramma c'è la vita, e impegnarsi per la vita. Allora lì troviamo quello che apparentemente può sembrare una leggerezza, un approccio leggero, ma un approccio molto più profondo, è l'idea l'idea dell'Egitto. C'è stata la schiavitù in Egitto, terribile, ma noi la storia della Pasqua ebraica celebriamo la libertà, non la schiavitù. La libertà e la dignità della vita mi riportano a pensare poi ad una figura, quella di Edith Stein. Hai fatto riferimento prima, padre Raspa, proprio a questa figura vittima del martire di Auschwitz, che però ci ha dato un grande esempio di veramente forza e dignità. Sì, ripeto, sono quelle luci che hanno brillato, come giustamente diceva Rav Pinchas, no? Da parte ebraica e da parte cristiana. Edith Stein è una di queste, no? Sappiamo la sua storia, filosofa, atea, poi ha incontrato Dio, poi si è convertita il Carmelo. Lei lo ripete nei suoi scritti, lei rimane ebrea che crede in Gesù, lei partecipa in fondo a quello che è il destino del suo popolo in quell'ora. Mi piace però sottolineare come nelle sue pagine, così come penso nelle pagine di Ethel Suman, Frank e tutti i diari, non ci sono mai parole di odio per i nazisti, non ci sono mai parole di odio. C'è un'affermazione della bellezza della vita, c'è un'affermazione di futuro, c'è una speranza, no? Per sé e per gli altri, che il mondo possa evolvere e cambiare in bene solo se alcuni, appunto, come dire, coltiveranno il loro cuore, lo educheranno al bene, e quindi non c'è mai, ecco, una voglia di vendetta, no? Neanche quando si prega, pensiamo anche alle preghiere che si levavano nei campi, no? Da parte degli ebrei, pensiamo anche alle preghiere composte, che so, da Bonhoeffer in carcere, non c'è mai una parola di odio, ma Ethel Suman lo dice chiaramente, cioè ogni piccola particella di odio, no, nel quotidiano sparge l'odio nel mondo, allo stesso modo il bene, no, il bene nel quotidiano, e il bene può venire da che cosa? Da un'educazione interiore del cuore, dove in realtà questo è fondamentale anche per esempio nel rapporto con Dio. Cioè, mentre tu gridi al Signore dove sei, no? O perché tutto questo è accaduto, mantieni una relazione con Lui, e allo stesso tempo mantieni una relazione con l'altro, per cui senti imperiosa la vita, affermi la caparbietà della vita, questo è stato Edith Stein insieme con tutti gli altri testimoni, affermi la caparbietà della vita, ma affermi soprattutto una speranza di bene per tutti, carnefici inclusi, no? E Ethel Suman diceva nel suo diario, guardando uno di questi capi, dice: ma quanto piccino e ferito deve essere il cuore di quest'uomo per commettere tanto male? E questo credo che siano grandi testimonianze, no? che ci vengono e sono importanti per noi oggi, sono importantissime. È un'educazione del cuore l'amore. Hai ragione, sono assolutamente d'accordo con queste ultime parole che tu hai detto. Io vorrei chiudere poi con un'ultima domanda al nostro rabbino, per chiedere che alcuni teologi affermano che il ritorno del cristianesimo all'ebraismo parta dalla Shoah, oppure è meglio affermare che il riavvicinarsi del cristianesimo all'ebraismo sta invece nella scrittura e nelle sue origini? Ma io credo che sicuramente la Shoah sia stato un evento così traumatico anche per il mondo cristiano, che abbia in un certo qual modo scosso la coscienza rispetto alla presenza, o comunque, come dire, al processo che nasce nell'antigiudaismo ecclesiastico e che in un certo qual modo per alcuni aspetti ha accompagnato la Shoah, nel senso che ha accompagnato un certo approccio del giustificazionista della Shoah.
quindi ci sia stato, la Shoah è funzionata forse per il mondo cristiano come terribile specchio rispetto ad una riflessione propria e alle relazioni con la propria radice ebraica. Non credo che però questo basti per giustificare, non è la parola, per garantire un sincero ritorno, quello che vediamo noi oggi, allo studio e alla propria radice ebraica da parte cristiana. Come a dire, il trauma della Shoah non è sufficiente perché ci sia un ritorno a ripensare alla mia radice. C'è qualcosa di molto diverso, di molto più profondo intellettualmente, spiritualmente, culturalmente. Sicuramente la Shoah è stato uno schiaffo dato alla società occidentale, e dopo uno schiaffo siamo tutti quanti un po' colpiti. Ora, dallo schiaffo posso reagire in maniera assolutamente egoistica e non avere un ripensamento, o dallo schiaffo posso reagire e ripensare me stesso, riguardare me stesso e cercare una nuova relazione con me stesso e con la mia storia. E la nuova relazione è una relazione di profonda conoscenza, profondo rispetto e anche assolutamente sincera fratellanza. Ovviamente il cammino è ancora lungo, non so se siamo a metà, all'inizio, non lo so, non mi pongo questa domanda perché il cammino, come dire, si vive camminando, diceva un poeta sudamericano, quindi non è il caso di porci mete, anche perché non siamo in un contesto di maratona. Sicuramente la radice ebraica oggi occupa uno spazio spirituale e culturale forte nel mondo cristiano in genere, cattolico come protestante, dobbiamo essere sinceri. Ed è bello, come dire, questo cammino insieme. Io sono molto felice del cammino del dialogo, personalmente ne sono profondamente felice, perché il cammino del dialogo significa anche accettare le nostre differenze, che è un elemento importante, perché una società sana, prima ancora che sull'accettazione dell'uguaglianza e sulla perseguire l'uguaglianza, deve poter metabolizzare l'idea della differenza. E l'idea della differenza è l'elemento fondamentale, è il termometro con il quale si misura una società sana. Una società che sa accettare le differenze, prima ancora che dichiarare l'uguaglianza di tutti, è una società che ha sicuramente un grande futuro. E questo lavoro che stiamo facendo insieme è anche un lavoro di accettazione delle nostre differenze. Nel senso che è chiaro il bisogno da parte di cristiana del riconoscere la radice ebraica, ma è anche bello questo riconoscere che poi la radice ebraica ha una sua storia, una sua autonomia, e il cristianesimo ha una sua storia e una sua autonomia. E lì, in questa differenza, ognuno prende il proprio cammino e la propria relazione con Dio, che è un Dio dell'amore nella radice ebraica così come nella radice cristiana, e l'amore che ci può essere appunto nel Sinai, nel Carmelo, in qualsiasi altro luogo Dio abbia deciso di esprimersi e rivelarsi. Allora, continuiamo in questo cammino di dialogo nonostante le differenze, che poi sono quelle cose che in realtà poi creano sempre più comunione di intenti, no? Perché nella diversità a volte ci si ritrova, ci si scopre. Quindi proseguiamo con questo cammino. Io vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti. Grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie a voi, davvero grazie.